come ti chiami? Da dove chiami? Sono Luigi, chiamo da Lucera, provincia di Foggia. Ciao Luigi. Lucera. Con la L. Luigi Giacalone che è bolognese siciliana. Allora posso parlare? Prego. Certo, come no? Faccia. No, io devo dire una cosa, sono un interista. Sì. E mi ricordo qualche anno fa un vostro ospite criticò l'acquisto di Ronaldo, che disse che Ronaldo era un fallimento. Beppe e nello studio, mi dispiace, Criscitiello, Petulato, tutta a ridere quest'ospite che diceva che era un fallimento l'acquisto di Ronaldo alla Juve. Ha fatto 30-40 gol, ragazzi. A vederlo è stato un fallimento, in tutti i sensi, vittorie e soldi. Prima. E poi voglio dire una cosa, ancora quest'anno dicevate voi, sempre nello studio, che la Juve era la favorita dello scudetto. Tutti i giornalisti e tutte le Rai, Mediaset. Vabbè. E anche voi Sport Italia. A posto. Quindi cosa vuoi fare? Mi dispiace, allora. La competenza mi sembra che non è il vostro forte, ma noi poi, allora, amico, come allora, dei giornalisti. Aspetta, così parli a casa tua e sicuro che c'è un dono. Aspetta, stai calmo. Innanzitutto quando entri nelle case delle persone chiedi permesso e con educazione, altrimenti non chiamarci e non ci vedere neanche. Hai il telecomando, ci sono 400 canali, cambia canale. No, se non ti va bene la competenza, impara l'educazione che non stai a casa tua. Punto 1. Quindi stai zitto e adesso parlo io. Punto 2. Se vuoi criticare, puoi criticare, ma con i modi giusti. Ci siamo capiti. Punto 3. Ti spieghiamo le cose se fai le domande con intelligenza e con educazione. Su Ronaldo, un ospite, Beppe Accardi, disse: sarà un fallimento? Ci siamo messi a ridere io, Petulla e tutti gli altri ospiti. Ronaldo non è stato un fallimento. Poteva non essere idoneo al progetto, come poi è emerso nel tempo, ma sicuramente non è un fallimento uno che ti fa 30-40 gol a campionato. Punto 2. Quando fai riferimento alla Juventus, che quest'anno abbiamo detto può essere la candidata, ti riferisci al sottoscritto, ti rispondo. Il mio giudizio era stato che con Allegri la Juventus sistemava tutto. E con l'Inter, la tua Inter, perché sei tifoso interista, l'hai detto all'inizio della telefonata, la Juventus poteva tornare in corsa per lo scudetto solo con il cambio di Allegri. Questo a metà agosto, dicendo anche, virgola, perché le cose le devi dire bene con educazione, ma le devi dire bene, abbiamo detto se gli comprano un play e un attaccante è naturale che Allegri ha grandi colpe, perché questa Juventus anche con questi calciatori non sta giocando a calcio. Punto 1. Punto 2, però, se non gli prendi il play e gli prendi Locatelli a fare la mezzala, ma ti manca il cervello di centrocampo, è ovvio che mi rimancio quello che ho detto al 14 agosto. Se a 4 giorni dalla fine del mercato gli vendi Ronaldo 30, 35, 40 gol in un campionato e io dico bene, vendi Ronaldo, ma mi prendi Icardi, e se mi prendi Kane è naturale che al 15 agosto ti dico una cosa e al 31 di agosto, cosa che ti abbiamo detto, l'abbiamo cambiata la nostra versione. Altrimenti facciamo una puntata al 31 dicembre, facciamo l'esame di tutto l'anno, facciamo come il presidente Mattarella e facciamo il bilancio di fine anno. Siccome parliamo tutti i giorni, ogni settimana cambiano gli avvenimenti. Hai capito? Ancora. È scomparso. Non c'è più? Dove sta? Non lo so. E stavo parlando. Hai parlato a vuoto. Vabbè, non parte. È vero, non è vero. Tra l'altro quando hai parlato di Mattarella io vedo bene Gabriele in versione Mattarella, tu no? Allora, io ribadisco un concetto. Poi ogni tanto, purtroppo, non sono di curmaiere, mi parte un po' l'embolo. Quando un telespettatore interviene e ci critica, noi siamo i primi a metterci la faccia. Quando però subentra la cafonaggine della gente, ma non tanto per me, perché tanto quando parli uno e uno, penso di sapermi difendere, quindi al telespettatore maleducato, perché ci vuole civiltà nelle cose. Poi vuoi dire, secondo me qua è stato sbagliato, secondo me la situazione... Sì, caffè nasce per questo. Confronto con il telespettatore. Ma se tu fai il signore, noi facciamo i signori. Se tu vuoi fare il cafone, noi facciamo i cafoni, perché noi possiamo essere double fast. Quindi, quando chiamate, esiste la civiltà. Altrimenti, sapete a cosa andate incontro. Gabriele...